Un journal fisico tutto italiano per prendere gli appunti delle nostre sessioni? C'è, e ve ne parlo adesso, qui, su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi torna un video recensione su un articolo che mi è stato inviato e che, vi dico la verità, ho davvero molto molto apprezzato. E cioè, le memorie del viandante. Ragazzi, io sento la necessità di tornare a giocare dal vivo, vi dico la verità, anche perché online riesco a fare adesso un Foundry con tutte automazioni delle cose registicamente incredibili, ma poi vedrete il progetto che sto tirando avanti, non lo dirò adesso, però la cosa è che sento la necessità di tornare a giocare dal vivo, prendendo una matita, temperandola, sentendo il profumo della carta, la scheda fisica, i dadi fisici, eccetera, eccetera. Quando mi è stato mandato queste memorie del viandante, io sono rimasto molto sorpreso, anche perché è stato fatto da un italiano, quindi anche un po' di aiuto a persone in Italia che vogliono buttarsi in questo mercato del GDR. Questo è un journal completamente in italiano, vi faccio vedere delle immagini appunto di Amazon, dove potete appunto acquistarlo. Ci sarà un link in descrizione, che è un link di affiliazione, quindi se comprerete l'articolo passando da quel link, noi prendiamo una piccolissima percentuale e a voi non costa di più, cioè per voi il costo è lo stesso, semplicemente noi prendiamo una piccola percentuale. Ora, è un block notes con all'interno appunto tutto le parti compilabili, dove si possono mettere, a parte ci sono le bellissime tips appunto da parte dell'autore, il nome della campagna, tutte le informazioni della campagna, i luoghi, e poi tutta la creazione del personaggio vasta, in modo tale che voi possiate prendere nota di qualsiasi cosa, con una scheda qui all'interno, potendo mettere gli incantesimi, mettendo tutto il conteggio degli slot incantesimo, più tutto ciò che vi viene in mente. E poi la cosa davvero interessante è che qua c'è scritto sessione, numero, data, come vedete le note, le liste delle cose da fare, gli oggetti, gli incontri, le località, vari appunti, insomma più uno spazio per fare dei disegni, insomma ragazzi c'è tutto, c'è davvero tutto, tutto quello che voi pensate possa essere importante da prendere nota lo trovate appunto compilabile all'interno di questo quaderno portatile, piccolo, buono. Per il prezzo in cui viene venduto è davvero ottimo, secondo il mio parere, ragazzi. Ora, come dicevo, io sento il bisogno di tornare all'esperienza del gioco di ruolo dal vivo. Ricordo che io mi chiudevo nei reparti di cancelleria dei supermercati, appunto dei negozi, e compravo la matita, il pennarello, questa cosa, la gomma, il temperamatite giusto, insomma. Sento poi il bisogno e forse riuscirò a tornare a giocare dal vivo. Per questo io sento necessità di strumenti del genere, per prendere nota delle mie campagne importanti, per poter compilare le sessioni, eccetera, eccetera. Io ancora possiedo in libreria, che ho di fronte a me, i quaderni con le mie primissime campagne, dove io prendo sessione 1, sessione 2, cosa succedeva, eccetera, eccetera. E ogni tanto, quando mi ricapita, lo riapro e penso a 4 anni fa, 5 anni fa, quando ho cominciato, ho detto no, ma mi ricordo. Insomma, se state cercando qualcosa per tenere traccia delle vostre campagne, del vostro primo PG, di una campagna importante da compilare per bene, poi riporre in libreria, riprendere fra 10 anni e ricordarsi appunto tutti quei momenti che avete vissuto, questa è la scelta giusta, ragazzi. Inoltre, a me piace l'idea, per l'appunto, di poter fare un regalo a persone che magari hanno già tante cose, il manuale ce l'hanno e hanno i loro dadi particolari, oltre che i vari set di dadi come regalo. Questa è una cosa che secondo me tendo a fare e tendo ad apprezzare di ricevere, cioè io ricevere cose del genere esco pazzo, anche perché il giorno in cui so che devo giocare una campagna importante, io pum, mi prendo questo e mi rimane. Poi una cosa è vedere un quaderno con gli anelli lì buttato lì, una cosa è vedere un qualcosa fatto bene, con una buona copertina, con delle belle pagine, impaginato bene, con delle grafiche in sottofondo che mi metto lì appunto nella mia libreria e mi rimane. Quindi è una cosa che, dato il prezzo e il valore aggiunto emotivo che ne ha, secondo me merita tantissimo. Quindi siete quelle persone come Siria che di ogni campagna scrive tutto, 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 tutto e ripeto tutto,
Beh, questa è la cosa migliore per voi. Mi siete chiesto una recensione onesta? Io dico questo, mi piace molto, il prezzo secondo me è giustissimo per quello che si può trovare online, è un qualcosa di totalmente italiano ed è un qualcosa che secondo me è giusto che rimanga, utile per quelle situazioni secondo me speciali. Ovviamente si scrive a matita, lo si può ricompilare. Personalmente preferirei averne uno a campagna importante. E se devo fare un regalo a uno che ha tutto, a uno che sta cominciando, questo secondo me è un regalo che non solo è utile, ma può essere utile anche più avanti. Per questo io penso che sia un bellissimo pensiero per i giocatori di ruolo. Ma dato che questa è recensione onesta, io voglio che mi diciate la vostra. Link di affiliazione ci sta in descrizione. Acquistatelo e fatemi sapere se a voi è piaciuto, datemi i vostri feedback appunto in descrizione, dobbiamo creare una community che si alimenta e si aiuta a vicenda. Questa è la mia impressione personale, esperienza secondo me più che positiva. Io adesso ce l'ho qua, ma adesso lo rimetterò in libreria, appena finalmente ho l'occasione di giocare dal vivo, me lo prendo, me lo porto, sono a posto. Ed è una cosa che farò sicuramente per quelle campagne importanti che voglio fare dal vivo. E presto partirà un bel progetto, vedrete. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Questo era Le Memorie del Viandante, link in descrizione, promosso a pieni voti, assolutamente da parte mia. Saluti e frecce, ragazzi. Ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll.